Resa dei conti in Germania, distrugge due stelle della nazionale. La sconfitta contro il Giappone nella gara d'esordio dei mondiali, sta facendo discutere in Germania. Sotto accusa le prestazioni del reparto difensivo. Bastian Schweinsteiger, vincitore dei mondiali del 2014. Ha duramente criticato due calciatori, ritenendoli responsabili dei gol subiti. Abbiamo commesso due errori gravi, accusa Schweinsteiger, e finché continueremo a commetterli, perderemo le gare. La colpa è di Sule Goretzka, l'ex centrocampista, che commenta i mondiali per la TV tedesca. Punta il dito contro Sule Goretzka, Niklas Sule è un difensore. E se qualcuno ti si avvicina nell'uno contro uno, allora non lo lasci correre dentro, ma chiudi la corsia interna e lo lasci correre verso l'esterno. Gli ha dato la possibilità di entrare in area e chiudere la giocata. Goretzka poi non ci arriva e addirittura si ferma. Schweinsteiger continua ad accusare Sule, protagonista in negativo del secondo gol subito. Schlotterbeck e Rudiger volevano applicare la regola del fuorigioco e hanno fatto bene. Il terzino, lontano dalla palla, deve sempre vedere esattamente cosa stanno facendo i due difensori centrali. Sule non ha visto i movimenti dei compagni e commette un errore che un terzino non deve mai fare. Virgola.